Buongiorno a tutti. Io innanzitutto sono io a ringraziare il sindaco e l'assessore alla cultura per l'opportunità che mi hanno dato, per l'opportunità che hanno dato a Teatri Molisani di rendere questo io, quando ho creato il Teatro del Loto, veramente non sapevo bene dove saremmo arrivati, però c'è una metafora proprio buddista che dice che il loto proprio è un fiore che nasce dalla melma, si manifesta dalla melma ed è un fiore perfetto. Ecco, sempre facendo una metafora buddista, c'è sempre, dice, non esiste una terra che non sia del Buddha. Che cosa significa questo? Che in qualunque luogo, cioè, penso sempre quando comincio qualche cosa in Molise a Luca Marano, perché veramente credo sia il personaggio della nostra letteratura, Francesco Iovine, in cui tutti noi dovremmo sempre fare una riflessione. Quando diceva abbiamo tolto a questo territorio la gramigna e le pietre per renderlo coltivabile, è esattamente la misura di quello che uno deve fare. Non esistono posti, luoghi dove non esistono non luoghi, esistono luoghi che vanno abitati e cercati, reinventati e creati e ricreati. Ieri il New York Times ha detto che Molise è una delle tappe, può essere una delle regioni, delle destinazioni più belle del mondo da raggiungere. Io ne sono convinto da quando ho cominciato questa attività. Sono 30 anni che chiedo alle istituzioni, per esempio, di fare a Sepino, ad Altilia, un festival che avrebbe un'assoluta rilevanza internazionale. Ecco, poi bisogna scommetterci noi. Noi dobbiamo lottare tantissimo contro la diffidenza che abbiamo in casa, non con quella che abbiamo fuori, con quella che abbiamo dentro di noi. La diffidenza è ancora più di quella che è quella che sta ancora dentro di noi. Sono queste secondo me le cose che ci chiudono, e invece dobbiamo cercare di essere aperti, perché il mondo si apre, il mondo è raggiungibile ovunque, il mondo si può... Questo, perché faccio questa premessa? Perché davvero tutto questo cartellone, che io quest'anno ho voluto fortemente che sia quello del Loto che quello dei Bugnonesi partissero insieme come un'unicità, come un'unica identità, ed è per questo che ringrazio il sindaco e l'assessore di avermi dato questa opportunità di allargare questo seme. È una grande riflessione tutto il cartellone sul concetto di felicità. Alcuni spettacoli, come vedrete, contro la libertà la evocano direttamente, ma è tutto incentrato su quello, sulla capacità di essere dei luoghi attivi. Per dire cosa anche, noi abbiamo un cartellone, credo, veramente di livello, di spessore, ma al di là dei nomi che ci sono, i nomi più famosi, i nomi meno famosi, non è tanto quello. Ma io mi sono sempre posto l'idea, quando creavo un cartellone teatrale, di dire, ma io che cosa voglio dire con questa cosa qua? Cioè, mi si mettono in mano delle opportunità, e io che cosa ne voglio fare? Le butto tanto per dire, oppure cerco di ragionare, fare un concetto? Non so quanti, questo lo dico non a mio merito, però siccome ne conosco tanti, io non so quanti direttori artistici in Italia generalmente vanno a vedere tanti. Io vedo ancora 50-60 spettacoli all'anno, proprio in giro per l'Italia, e poi decido, per esempio, quelli che credo più adatti. Ovviamente che sono ragionamenti complessivi che si fanno, sono ragionamenti di qualità, di cose, ma anche economici, cioè nel senso che cerco sempre di misurare delle proposte che siano, che non snaturino il territorio, o anche, cioè, per esempio, tanto per fare un'idea, io non sono mai d'accordo. Adesso non voglio fare una polemica, però giusto per renderci, io non sono, per esempio, d'accordo che uno spettacolo dentro un teatro Savoia, per esempio, debba costare 30.000 euro. Mi sembra, è proprio una cosa che non esiste, cioè non si può portare la PFM che oggettivamente costa 30.000 euro, la porti dentro un teatro.
perché quel teatro, per quanto tu lo possa riempire e dire che in casa, cioè, raggiungerà il 10%, il 15% con i biglietti di accesso a quella. Allora, meglio fare una proposta del genere, meglio farla gratuitamente in piazza e si fa per 20.000 persone, per 10.000 persone. Allora ha un senso, no? Nel senso, se no ci facciamo tanti piccoli teatri di corte. E questo proprio va contro la natura del teatro. Il teatro, guardatelo lì, è bellissimo. Cioè, vedere un teatro vuoto è bellissimo. Io adesso prima quasi mi veniva a piangere perché ho immaginato immediatamente in quello spazio vuoto tutto quello che si potrà manifestare da qui ai prossimi mesi, quando porteremo le tante cose belle che ha fatto Valentina, cioè tutto quello che può nascere. Io mi auguro che quest'anno il Fulvio sia molto frequentato dai ragazzi. Io sono disposto ad andare nelle scuole, a venire a parlare, a far capire, perché a volte c'è un primo passaggio in cui non ci si va perché vabbè, forse non ci si vede, invece bisogna, cioè, è chiaro, ci vuole fatica a fare questo qua, non è un lavoro a poco, bisogna avere una grande disponibilità, però poi quando tu questa disponibilità la dai, in qualche modo ti ritorna. Io tutte le mie sfide, anche da un punto di vista artistico, le faccio così. È stato così per il Perdito, uno spettacolo che sembrava un mostro, una cosa impossibile da realizzare. Qui pensavo da 40 anni, e però alla fine l'abbiamo portata a termine. Avrà ancora un'evoluzione. Sono felicissimo che venga qui e sono felicissimo che si possa proporre qui per le scuole. Ma ecco, su questo concetto mi piacerebbe che tutti insieme facessimo una riflessione. E quest'anno lavoreremo davvero non solo per creare degli eventi, non mi interessano gli eventi frici. Io li chiamo così, ma mi interessano le proposte che creano un germe nel cuore, nella testa, nel corpo. Io l'anno scorso, sapete qual è stata la mia sfida qui a Guglionesi? Nessuno se lo può immaginare. Però io tutti i giorni, ogni volta che facciamo uno spettacolo, andavo di fronte, al bar di fronte, a chiedere al cosa, ma perché mi ha detto, no, ma là, ma no, ma sì. Allora sono andato, guarda, ti pago il caffè e vieni gratis a te, ma vieni a vedere. E capivo che a un certo momento non era tanto, lui non c'era mai stato a teatro, non era tanto ma era proprio. Lui faceva uno sforzo a sfidare se stesso, che dice: no, ma poi è come se avessi paura di andarsi a andare a scoprire qualche cosa che lo potesse mettere in crisi. Ho detto: ma guarda che bello, cioè, no, ma perché è noioso? E dice: no, guarda che si ride anche tanto in certe cose. Ecco, quest'anno riderete tanto, perché sono degli spettacoli che veramente clamorosi da questo punto di vista, a partire dall'ultimo che è Rimbambende, dove veramente. Cioè, si ride per 2 ore, ma si ride con una partecipazione, vedendo delle cose incredibili. Ecco, era questa. Io quest'anno gli continuerò la sfida finché non lo porterò a teatro a vedere. Gli pago io il biglietto, giuro, però è lui, cioè, lui è il mio metro di paragone. Ecco, quando avrò vinto quella cosa, che sarò riuscito. Venuto poi. Si è affacciato 2 volte, ha fatto 2 volte timidamente, però come se ci avesse una riluttanza, ha detto che si dovesse forzare, chissà, che era una specie di girone infernale che gli stavi proponendo, no? Però queste sono le sfide, secondo me, che vanno fatte. Ecco, se voi riuscite a far venire un vicino di casa, un vicino di casa, a dire: guardate, andiamo a vedere una cosa particolare, bella. E poi a un certo punto, poi col sindaco, ci mettiamo d'accordo, non sarà mai un problema di prezzo far vedere a una persona in più il teatro, magari se non c'è mai stato. Ma è anche un teatro, a volte sì, oddio, tutti noi abbiamo fatto delle recite anche, voglio dire, filodrammatiche, ci siamo passati tutti, da ragazzi, da cose eccetera. Poi però magari ci si ferma solo a quel livello, no? E non si pensa a un livello che può essere superiore e che non assolutamente che non è preclude quello che tu hai fatto, no? C'è una compagnia teatrale, so, qui, no? A Guglionesi di filodrammatica. Eppure a loro gli ho chiesto: ma scusate, ma voi a teatro però ci venite? E dice: no. E dice: ma perché? No, noi lo facciamo noi. Ha detto: sì, beh, guarda che per farlo te, cioè,
per farlo anche poi meglio, cioè, te. Magari andare a vedere qualche cosa vi fa bene. Allora, cioè, ecco, noi siamo un po', abbiamo un po' questa paura, lo dico proprio come popolo, come molisani. Cioè, arriviamo sempre che poi devono essere gli altri a riconoscerci che abbiamo dei grandi valori, no? Cioè, è possibile che in 30 anni nessuno si è accorto che Sepino valesse come una cosa, cioè, qui dentro, e noi abbiamo aspettato il New York Times che ce lo dice. È questo che secondo me non fa, cioè la bellezza non è un concetto che non valido solo per pochi o per eletti, non è che la capiscono, cioè io penso che a Sepino, io quando ho fatto il sogno della notte mezz'estate a Sepino, tutto itinerante, ed era avevo coinvolto tutti i contadini del posto dentro lo spettacolo, dove quello trainava i suoi buoi. Io avevo usato i cavalli, i buoi, per fare il sogno notte e mezza, e passato tutta la notte, così, ero appena tornato dall'India, passato tutta la notte a dipingere una vacca. Come e lui diceva, ma che fai? E dice, no, ma perché questa la vacca indiana? Poi avevo messo tutte le musiche dei Beatles, che erano, c'era Within You, Without You, che da cui si partiva questo carro, che avevo preso poi, peraltro avevo preso il carro di San Pardo di Milano per fare la cosa della regina della notte, per cui, capito, cioè, dappertutto c'è, cioè, uno raccoglie per te. A un certo punto il contadino si è messo con me e si è messo a dipingere le vacche pure, le sue vacche, per rendere, e poi dopodiché si è messo il caftano e tutto contento ha fatto questa partecipazione. Ecco, voglio dire, cioè, c'è la possibilità, la bellezza la vede chiunque, non è che è veramente una cosa democratica a questo punto di vista. Poi ognuno la vede secondo la propria sensibilità, però tocca a tutti, c'è una cosa, cioè se ti passa davanti, io dico, se un gol di Totti è bello a prescindere, poi se possiamo discutere se il Borgataro lo vive in un modo, se l'Alto Borghese in un altro, però è un gesto talmente bello, cioè un dribbling di Maradona, è un gesto talmente bello che diventa meraviglioso. Il teatro è così, il teatro è questo, cioè non c'è uno spettatore ideale al teatro, tutti possono essere spettatori ideali a seconda della propria sensibilità, secondo la propria cultura, eccetera, però davanti ad un fatto ognuno giudica, e state certi che comunque se il teatro è fatto con cuore, con amore, eccetera, chiunque percepisce quello, chiunque la percepisce questa bellezza. Perciò vi dico, non facciamo del teatro un fatto aristocratico, avere un teatro qui in un borgo come Guglionesi è cosa meravigliosa. Questo io mi auguro, quest'anno la sfida è questa, col sindaco, con la struttura, e che diventi il teatro di riferimento di tutto il bacino, di tutto questo bacino costiero, e che sia anche il teatro, e soprattutto dobbiamo rompere i campanilismi, per cui se si fa Guglionesi, allora Termoli non ci vado, se sono qui di San Giacomo gli Schiavoni, dice no, devo rimanere là. Ecco, questa roba qui dobbiamo noi invece rompere. Noi dobbiamo ragionare come una città-regione, cioè veramente siamo 300.000. Questo è il nostro grande limite, ma anche è anche la nostra grande opportunità. Qua il New York Times ci ha visto, perché ha visto gli spazi. Il Molise ha gli spazi. Quegli spazi sono spazi mentali, sono spazi umani, sono spazi che non devono creare solo molisonamento, come diceva un mio amico, ma devono creare un'opportunità di essere riempiti. Riempiti per, oggi pochi hanno la possibilità di guardare lungo, noi qui abbiamo la possibilità di guardare qua, meraviglioso, cioè ti affacci lì da Guglionesi e vedi le Tremiti. Ma le Tremiti significa guardare oltre il mare, guardare verso la Croazia, guardare se non abbiamo questo anelito, ecco, le cose non si muovono. E io invece penso che se noi tutti ragioniamo con questa forza qua, possiamo creare delle cose meravigliose e bellissime insieme. Lavorare su una sinergia come questa, con due teatri, anzi con un terzo teatro, perché stasera associato a queste due stagioni c'è anche il Rossetti di Vasto, dove io curo la programmazione. Stasera, per esempio, a Vasto debutta lo spettacolo di Barbara De Rose, che invece poi qui a Loto sarà a maggio, ma anche lì. Ecco, se creiamo questo, creiamo
dei vuoti di bellezza di cui tutti possono soffrire, di cui tutti avranno la dignità di cogliere un fiore lì dentro. Quindi ditelo alle persone che vi stanno vicino, ditele a chi sta sul pianerottolo con voi, cioè con la massaia, ditelo al barbiere quando andate al barbiere, che è il teatro, al parrucchiere, che si può andare a teatro e vedere cose così, perché non è che bisogna solo parlare di quante corde ha messo la vicina, si può parlare delle corde, dice ma guarda, vado a teatro perché rappresentano quello, forse gli dà una soluzione. No. Detto questo passo un po' a presentarvi gli spettacoli, che in questo caso, appunto, dicevo, vogliamo ragionare come un unico anelito intorno a un concetto di contemporaneità, di felicità, di libertà. Il primo spettacolo proprio ad hoc che presenteremo qui è proprio Moliland, anche Molisani nel loro piccolo si incazzano, l'abbiamo fatto nella forma teatrale, è stato anche in estate in una prima forma, è stato presentato qui da San Martino. Adesso ha assunto una forma completamente più teatrale, ci siamo a Pippo ed Enzo, ci siamo uniti noi come produzione dei Teatri Molisani, perché poi lo vogliamo portare anche fuori, già abbiamo delle date su Roma e quant'altro, ed è uno spettacolo davvero che di questo parla della capacità nostra, dei Molisani, di guardarsi e di saper ridere, insomma. Partendo dalla classe dirigente, ma anche le tante opportunità, no? Cioè, è bellissimo il passaggio meraviglioso, è bellissimo quando si presenta di Moliland, per esempio quando viene presentato il menù del Molise alla Bit, in cui l'antipasto, il secondo piatto era pesce spada alla messinese, il primo piatto erano i ravioli alla reggiana, e poi ovviamente poi deve venire Chef Rubio a dire ma che cos'è un pugnatello, che c'ha molto più senso, insomma. E detto questo, sono contento che possiamo ridere, ecco, cominciare proprio con uno spettacolo che è di riflessione sulle nostre opportunità e sui nostri limiti. Poi la Compagnia del Loto presenterà il Per Ginte, sia per in serale che per le scuole. Mi auguro che ci sarà questa replica anche scolastica. Questo è uno spettacolo mio di cui io veramente sono l'ultimo che può parlare. Io ci ho creduto talmente tanto per 40 anni che ho voluto fare una follia, penso che chi l'ha visto insomma, se ne sia resa conto, anche sia del lavoro fatto proprio dai giovani attori che compongono la Compagnia dell'Opera. Poi questo era uno spettacolo che debutterà al Festival di Asti nazionale, in prima nazionale a giugno, e mi auguro una grande tournée come quelle che stiamo ancora facendo con Moby Dick e con Locandiera. Ecco, poi sempre per ragionare, portando giovani attori straordinari, viene questo testo di Esther Soler, che sono 7 domande sulla libertà. Sulla libertà, abbiamo la libertà di cioè se dobbiamo comprare un jeans a 9,90 euro, è una libertà o è una costrizione? Soliera, che è un autore catalano straordinario, compone questo spettacolo in 7 quadri. Questo spettacolo ha debuttato a Primavera dei Teatri, interpretato da Gianmarco Saurino, che è già stato qui con me con il Moby Dick, grandissimo protagonista giovane di tanti sceneggiati Rai attualmente, da Mauro La Manna, che è uno che ha lavorato con Edward Boyle, cioè con 3 premi Oscar come Edward Boyle, come Meryl Streep, e insomma, e da Elena Ferrantini, che è una giovanissima attrice molto molto brava. Quello spettacolo è davvero molto interessante e ci parla di adesso, però con una crudeltà, con una quasi artodiana, insomma, ed è pazzesco. Carrozzeria Orfeo tornano, cioè li ho voluti veramente, ecco, quando si chiede il bis, si chiede il bis, perché se uno spettacolo è stato troppo bello, se, io credo tanti anche di voi, penso abbiano amato molto Thanks for Vaselina,
ed Animali da Bar, il loro secondo appuntamento. Gliel'ho chiesto veramente come bis, venite al Loto, venite al coso, perché cioè non è, dici, no, ma è difficile, no, non è difficile niente, non ci conosco, siamo di Brescia, no, non fa niente, fra 2 anni sarete dei beniamini di tutto il pubblico molisano, perché il pubblico molisano è attento, è una qualità come quella che esprime Carrozzeria Orfeo, senza avere grandi nomi di punta fra gli attori, ma come collettivo teatrale, qualcosa che va assolutamente misurato, perché è da lì che si parte. Loro sono partiti da una filodrammatica di Brescia e sono diventati, oggi sono il collettivo teatrale più importante d'Italia, quello che gira con gli spettacoli più successi, fanno dei numeri da paura. Cioè, noi diciamo, no, ma io per farli venire qua ai prezzi che gli possiamo proporre noi, vi garantisco che vengono, che sono venuti da noi a un terzo del loro cachet, ma perché hanno capito anche loro, poi quando arrivano hanno capito lo spirito del Loto, hanno capito lo spirito di quello che si manifesta e si vanno. Ma loro adesso fanno dei numeri, soprattutto nelle grandi città, che battono qualunque campione di incassi. Cioè, pensate che soltanto che all'Eliseo a Roma sono stati per 4 settimane tutte esaurite, 4 settimane di esaurito. Cioè, fra Roma e Milano loro sono pazzeschi. Cioè, Firenze e Rifredi, il teatro di Rifredi li chiama ogni stagione per 20 date. È una cosa, quindi sono felicissimo che siano tornati subito, perché avevo paura che avessimo dovuto pagare Scott e perderli un anno, invece no, subito dopo Thanks for Vaselina il secondo capitolo, che Animali da Bar. Invece Couscous Clan credo sia molto complicato portare, perché ha bisogno di una scenografia molto grande, quello veramente è uno spettacolo che costa tanto. E sono felicissimo per esempio di presentare L'ultimo giorno di sole di Giorgio Faretti. Giorgio Faretti, prima di lasciarci, ha scritto questo testo appositamente per Chiara Buratti. Non ne ha scritto solo, poi fra l'altro è anche pubblicato come libro, non mi ricordo se da Marsilio, però anche questa è una grande riflessione sulla vita, sulle cose che servono. Lui l'ha scritto durante il suo periodo di malattia, l'ha scritto apposta per Chiara Buratti. Chiara è la moglie di Massimo Cotto ed è un'attrice bravissima, astigiana. Erano un paio d'anni che volevo portare questo spettacolo in Molise e ancora non ci riuscivo. Quest'anno peraltro è stato presentato a New York, proprio fra gli spettacoli di drammaturgia italiana, con un ottimo successo. Lo presenterà e credo che verrà anche a presentare lo spettacolo Roberta Ballesini, che è la produttrice della moglie di Faletti ed è anche la curatrice della fondazione Giorgio Faletti. Roberta, tra l'altro, è una delle è presidente della biblioteca di Asti, cioè è veramente una personalità di grande valore e spessore. Io sono contento di fargli conoscere il Molise anche a loro. Questo spettacolo, anche questo, ragiona sul fine vita, ma anche sull'opportunità, cioè di guardare con occhi diversi qualche altra cosa. Non è uno spettacolo sulla malattia, non è uno spettacolo sul cancro, lo dico subito, però è una grande riflessione di vita e gioia, con delle musiche e con delle canzoni bellissime scritte da Faletti e peraltro arrangiate da Andrea Mirò con la regia di Fausto Brizzi, su quello che è qualche cosa che sta in mezzo, che cosa ci sarà, è una riflessione su quello che sarà, su quello che è e su quello che può diventare. E ieri proprio ho preferito fare un change dell'ultimo momento, perché volevo portare qui il Veleno del Teatro, che è anche un testo bellissimo di Soleil, di Stefan Sirera, che è un autore spagnolo contemporaneo molto bravo, che racconta questo germe del teatro che nasce fra un marchese prima della rivoluzione francese, una specie di liaison dangereuse, insomma, perché ho poi anche una riflessione sul disastro. Questo lo faremo al Loto, però qui invece ho voluto mandare Ebo, perché Ebo? Perché è sempre questa cosa qua, mi interessa aprire i linguaggi, mi interessa. Ebo è uno spettacolo meraviglioso di teatro danza, realizzato da Maria Grazia Sarandrea e Giovanni Imparato. Giovanni Imparato è il percussionista principe delle orchestre di Arbore,
quello che canta, che ha fatto tutte le voci strane, insomma. Ed è questo, io ho detto no, però, perché noi l'abbiamo presentato questo all'Otto Link Festival, ho detto no, però io questo lo voglio far arrivare a Quindonesi, perché è una meraviglia questo spettacolo, dove ci sono delle proiezioni fra l'altro bellissime, ma dove c'è una qualità di danza talmente alta da parte di Maria Grazia Sarandrea, che veramente lavora su tutte le danze del mondo, inserendole in una dimensione di arte contemporanea, di danza contemporanea, con, che vi garantisco, questa è una gioia per gli occhi. E anche a volte, anche non usare la parola, ma vedere al teatro una parola che si manifesta attraverso il pensiero, la suggestione, può essere ugualmente tanto e molto teatrale. E quindi sono felicissimo di aver inserito questo spettacolo. Fra l'altro Maria Grazia si è resa disponibile anche lei per fare un seminario con le scuole, con i ragazzi, perché lei è una grandissima insegnante di coreografa, ma che lavora molto anche sullo yoga per bambini. Aveva fatto uno spettacolo che si chiamava Yoga Tales, che era proprio tutto lo yoga raccontato ai bambini e fatto però provare ai bambini. Noi all'Otto abbiamo fatto proprio nel 2008-2009 con lei dei spettacoli pazzeschi con i bambini, eccetera. E qui in questo spettacolo ci sono tante percussioni, soprattutto i grandi taiko giapponesi che lavorano sia, e perché Maria Grazia è anche percussionista, oltre a esserci ovviamente Giovanni, eccetera. E quindi questo sarà un altro degli appuntamenti che noi vogliamo presentare anche per le scuole, per i bambini, facendo volendo andare un seminario direttamente lì, e poi se è possibile portando proprio farne uno spettacolo scolastico. Come ho detto, poi ci saranno, ecco, poi il 9 maggio avremo Barbara De Rossi, che stasera sarà a Basto. Con questa è una commedia che ha debuttato ieri, nuova, di Balasco, che è uno degli autori, insomma, famosissimo. Questo è il film, è un grande grido d'amore, è il film che ha fatto anche Mary Streep, è una storia divertente, è una riflessione sul teatro di una coppia di attori, di cui uno ancora un po' regge ma sta andando sulla cosa, e lei invece la moglie, che era anche compagna di vita, si ritira, ma hanno l'opportunità, grazie a un impresario, di ritornare insieme sulla scena. E poi arriva Notte da Oscar di Rimbambembe. Io non so quanti di voi abbiano visto mai degli spettacoli di Rimbambembe. Vi posso garantire che ormai all'Otto ce li chiedo, cioè chi ha visti all'Otto ogni anno mi chiede Rimbambembe, perché sono veramente dei funamboli straordinari della musica, del canto, le parole, giocano sul palcoscenico come nessuno, e qui faranno tutto uno spettacolo dedicato al cinema, al mito del cinema, ma che parte da Griffith a Chaplin ai tempi nostri, ripercorreranno tutte le grandi colonne sonore con questa capacità di saper far ridere come nessuno, e di essere dei grandissimi virtuosi, sia come musicisti che come attori, che come ballerini, che come cantanti. E sono convinto che questo spettacolo sarà anche molto seguito, anche, mi auguro, anche molto da Termini, eccetera. Vi dicevo perché le due stagioni vanno